Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Se vi siete persi tutti gli altri, vi lascio qui cliccando sulla i a destra tutta la playlist. Partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di prepararmi una bella tazza di tè caldo che andrò a gustarmi con un sofficissimo cornetto ripieno di Nutella. Questo impasto è lo stesso dei cornetti al cacao, ho semplicemente sostituito il cacao con la quantità di farina. Se vi siete persi il video, vi lascio sempre qui cliccando a destra la video ricetta. Vi consiglio di farli perché sono buonissimi, li potete congelare prima dell'ultima lievitazione e poi cacciarli la sera per cuocerli la mattina e sono davvero buonissimi, provateli. Per pranzo invece ho preparato delle orecchiette con pomodorini, patate e rucola. Ho prima di tutto tagliato i pomodorini, ho tagliato anche le patate a cubetti e ho messo i pomodori all'interno di una pentola con un po' di aglio e di olio. Poi ci ho versato anche le patate, un po' di sale, un po' di acqua, ho coperto e ho lasciato cuocere per una mezz'oretta fin quando le patate si saranno completamente ammorbidite. Dopodiché in un'altra pentola ho messo l'acqua, ho cotto anche la rucola insieme alla pasta. In questo caso io ho scelto di cucinare delle orecchiette. E una volta che le orecchiette saranno pronte potete versarle all'interno del composto con le patate e i pomodorini. E il mio pranzetto è pronto! Come snack preparatevi, perché vi do una super ricetta golosissima, con pochissimi ingredienti potete creare questi quadrotti che sono davvero buonissimi, ragazze. Allora, sciogliete 150 g di cioccolato fondente mentre tritate 125 g di biscotti in un mixer e ci aggiungete all'interno di questi biscotti la farina di cocco, una bustina di zucchero vanigliato o vanillina e 2-3 cucchiai di acqua. Dovete cercare di ottenere un composto sabbioso, non troppo umido altrimenti non si compatta, quindi provate a toccarlo con le mani. Quando sembrerà sabbia bagnata, allora sarà pronto. Versate questo composto su una teglia con carta forno e aiutatevi con un'altra carta forno per cercare di compattare l'impasto. Dopodiché sopra ci andate a versare il cioccolato che avete fuso. Io lo sciolgo tranquillamente in microonde a una bassissima temperatura, però potete anche scioglierlo a bagnomaria, magari con un pochettino di acqua. Quindi versate sopra il cioccolato, ci mettete anche la farina di cocco se volete e lo lasciate in frigo per almeno 1-2 ore o in freezer per una trentina di minuti, fin quando comunque il composto si sarà completamente raffreddato e compattato. Tirate fuori dal frigo e tagliate a quadrotti, a barrette, come preferite. Dovete assolutamente provarle perché sono buonissime, cioè vanno via in un batter d'occhio, ragazze. Invece ho deciso di preparare delle crepe farcite con bresaola, rucola e Philadelphia. Per le crepe ho messo 125 g di farina, un pizzico di sale, 2 uova, ho mescolato, poi ho aggiunto a filo il latte, circa 250 ml di latte. Con queste dosi ve ne vengono circa 6 grandi, se volete potete raddoppiare tranquillamente le dosi di queste crepe. E poi infine, oltre al latte, ci ho messo anche un pochettino di burro fuso. Ho scaldato una padella per crepe e ho iniziato appunto a preparare le mie crepe. Voi siete brave a prepararle perché io sono un po' imbranata, anche se vi dirò la verità, queste mi sono uscite abbastanza bene. Di solito mi si attaccano o mi si rompono. Poi queste le ho farcite con Philadelphia, bresaola e rucola. Sono veramente buonissime, è un'alternativa alla piadina praticamente, quindi se avete voglia di piadina però magari non ce l'avete in casa, non avete fatto in tempo a comprarla, potete provare questa, è buonissima, anzi secondo me è anche meglio della piadina.
Ragazze, questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e lasciatemi un commentino come sempre. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!